famose partite a carte. Fra chi? Beh, le coppie eravamo io e Falanga contro Giovanni Volpi e Federico Cherubini. Quindi diciamo anche due più giovani rispetto... All'inizio, prima della partita, eravamo solo noi quattro, poi mano a mano si avvicinava al pubblico. Ci fu una partita che c'era più gente là che allo stadio quasi. Sì. E oramai era la bella, stavamo 30 a 20 per loro. Gioco, scusa? 30 a 20 per loro, non so come siamo riusciti a far cappotto, abbiamo vinto 31 a 20, a 30. Ci sta ancora la fotografia dell'ultima mano col 4 dei bastoni. È stata l'unica partita che avete vinto. No. Scusa Pippo, qual era però il segreto del duo Falanga Coresi? Le cose... A giocare a carte con Napoletano, vince lui e Chico. Tanto, tanto perdevano. Tipo quindi, trillatrillini quando doveva tirare spade, le cose quando doveva dare la coppe, cioè delle cose. Si grattavano. Quindi allora, quando dovevano andare a spade, trillini. Che faceva la spada, e coppe invece? Allora non ricordo, ma bastoni c'era. Bastoni ci toccavamo la testa perché. Tutti sti motti, queste cose alla fine. Coppe, se lo può ricordare chi? Federico Cherubini, buonasera, direttore sportivo della Primavera della Juve, nonché ex capitano di quel Foligno. Buonasera. Federico, allora quando dovevano cambiare gioco, andare a coppe, come se lo segnalavano Falanga e Coresi? No, ma erano assolutamente inconsistenti come avversari. La sfida lanciata da Chico Cherubini, partita secca a Briscola, Matteo Coresi contro Giovanni Volpi. Non ci sa giocare. Mischia Matteo Coresi, vai. Siamo agli sgoccioli del match tanto atteso, che vale una stagione calcisticamente parlando. La Briscola che vede Matteo Coresi contro Giovanni Volpi. Tanto cosa ha detto Pippo? Cosa ha detto Giovanni Volpi a un certo punto a Matteo Coresi? Si gonfio perché buttava giù tutti i ai carichi. Tre bastoni lo ciccio. Sì, tre bastoni da mo' che l'ho preso, combà. E via, ok. E andiamo! Sai già che ha vinto? Hai vinto? Ha vinto. Conteggio rapido, vai. 15, 17, 20, 30, 37, 47, 58, 58, 69, 73. 73, una vittoria netta, dunque a distanza di 13 anni ancora la meglio a carte, Matteo Coresi su Giovanni Volpi.